il detentore del record del mondo, il sovietico Viktor Kurentov, che ha vinto l'argento a Tokyo alle spalle del cecoslovacco Hans Drazila. Intanto è il momento di seguire Dietrich, 1,68 m di straordinaria potenza, osserva i giudici per avere l'ok, la misura è buona, siamo nella specialità della distensione in piedi. Ha portato sopra la testa 140 kg con molta sicurezza. Adesso è il turno dell'americano Knipp, che è più basso rispetto al tedesco Dietrich, 1,58 m. Prova con i 147,5 kg, visto che Kurentsov è entrato a 145 kg. Riesce a tenere per quei due secondi necessari. Adesso però guarda i giudici che gli danno il via libera. E quindi è nuovo primato olimpico per quanto riguarda la specialità della distensione. Eccolo qua. Kurentsov che ha acquistato una nuova dimensione dopo il nervosismo che lo ha caratterizzato nella finale di Tokyo. Guardate con quale facilità stabilisce il nuovo record olimpico, 152,5, battendo così l'americano di 5 kg, quindi è in vantaggio nella competizione. Adesso è il momento di seguire la seconda specialità in programma, quella dello strappo con l'ungherese Károly Bakos. Vediamo quello che riesce a fare. E riesce a sollevare il bilanciere. Deve tenere la posizione per qualche istante. 132,5, vediamo le luci. Nessun segnale rosso. Adesso è il turno sempre nello strappo per quanto riguarda il coreano Lee, che ha chiesto anche lui 132,5 kg. Che è stato quarto a Tokyo a ridosso del podio in questa specialità, è arrivato a 127,5 kg, quindi per lui si tratta di trovare un nuovo limite personale, una spinta in avanti importante che gli permette di superare la quota di 132,5 kg. Adesso ritroviamo Viktor Kurentsov, è il terzo tentativo, ha chiesto 135 kg. Attenzione perché se non supera questa soglia rischia di essere eliminato addirittura, per cui i problemi di nervosismo di Tokyo possono lasciare un ricordo negativo nella testa del sovietico. Rischia ma con grande azione di forza delle gambe supera un momento molto difficile, un momento critico per Kurentsov, superato molto bene. Se avesse fallito, dato che aveva sbagliato i due precedenti tentativi, rischiava praticamente l'eliminazione. Con Kurentsov che torna ad essere il grande favorito, adesso seguiamo il giapponese Masashi Ouchi che cerca di avvicinare il sovietico perché questa è la sua specialità e quindi deve provare a ottenere un grande risultato, il nuovo record olimpico della specialità con 140 kg. E ce la fa rialzarsi, incredibile, ce la fa! Forza di gambe straordinaria per il giapponese che quindi è il migliore nella specialità dello strappo. Kurentsov è ancora in vantaggio ma il giapponese gli resta in scia. Adesso ritroviamo il tedesco Dietrich che ha un totale di 270 kg nelle prime due alzate. Siamo passati alla terza specialità, quella dello slancio, ha chiesto i 165 e ce la fa a superare questa
ottima fase della finale dei medi. È importante soprattutto per il tedesco avere ancora due prove a disposizione. Adesso ritroviamo Knip. Molta fatica per lui. A 167 e mezzo. Ce la fa a passare i 167 e mezzo. E quindi è ancora davanti rispetto a Dietrich. Anche il coreano è in corsa per un posto sul podio. Dicevo di Kurentsov che a Tokyo addirittura ha portato a compimento soltanto 4 dei 9 tentativi, perché è stato preda di un attacco di nervosismo, un attacco di panico. Nonostante tutto, nonostante soltanto 4 tentativi, è riuscito a finire al secondo posto, e tra l'altro non di molto. Il cecoslovacco Drazila, con 445 kg totali, aveva stabilito il nuovo record europeo. Allora, nel 64, sbaglia invece il coreano, e questo costa tantissimo. Quindi al momento rimane in terza posizione l'americano Knip. Noi torniamo però dall'ungherese Bakos, che ha ottenuto lo stesso peso di Knip e Dietrich nelle prime due specialità della distensione dello strappo. Tenta i 170 kg. Sembra cedere, ma invece riesce a sollevare i 170 kg. E questo è un risultato importante nei confronti dei rivali diretti per il piazzamento sul podio. E a questo punto si assicura una medaglia. Siamo alla stretta finale per la categoria dei medi nel duello con Kurentsov, che si dimostra davvero essere in grandissima forma. Adesso è il momento però di seguire la prova dell'americano Frederick Lowe. 132 e mezzo nella distensione, 127 e mezzo nello strappo. Adesso è il momento di vedere quello che riesce a fare nello slancio. Molta fatica per portare a livello delle spalle il bilanciere. Ce la fa, riesce a infilare bene 170 kg. Non era sicuro di chiedere questa quota, ha chiesto anche parere ai figli che erano con lui. Adesso vediamo in azione ancora il giapponese Masashi Ouchi. Per lui non ci sono più speranze di raggiungere Kurentsov. Però si è messo al sicuro rispetto agli avversari per quanto riguarda la medaglia d'argento. Adesso però è impegnato nei 175 kg. Questo perché vuole migliorare il suo primato personale. Tiene bene con le gambe. Adesso viene il difficile, ma ce la fa e migliora dunque il suo personale, ed è medaglia d'argento. Adesso dobbiamo seguire Kurentsov, è il suo ultimo tentativo, soltanto per tentare un nuovo record, i 187 e mezzo nello slancio. Ha già vinto la medaglia d'oro. Se ce la fa a sollevare 187 kg e mezzo, intanto vediamo, riesce a distendere le gambe. Se ce la fa è il nuovo record olimpico per il totale, 475 kg complessivi per Kurentsov, che ha stabilito anche il nuovo record del mondo nello slancio, 20 kg sopra tutti gli altri.